Buongiorno a tutti, bentornati in questo video in cui vedremo domande di diritto civile per i concorsi pubblici, in particolar modo per il concorso pubblico ACI. Quale effetto produce l'impossibilità dell'oggetto di un contratto non soggetto a termine o condizione? Codice civile, articoli 1418-1346, la nullità in ogni caso. Quale limitazione è prevista per il danno risarcibile nel caso di responsabilità precontrattuale? Risposta: il danno risarcibile è limitato al cosiddetto interesse negativo. Quali condizioni devono concorrere ai sensi dell'articolo 1162 Codice Civile affinché colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene immobile iscritto in pubblici registri possa giovarsi dell'usucapione? La risposta: titolo idoneo a trasferire la proprietà, la cessione del titolo e del costo di 3 anni dalla trascrizione. Quali decadenze processuali comporta per il convenuto alla Costituzione in udienza? Articolo 1177 Codice di Procedura Civile. La risposta: l'impossibilità di proposizione della domanda riconvenzionale, delle eccezioni processuali di merito non rilevabili d'ufficio, nonché la chiamata di terzo. Quali dei seguenti beni, ai sensi dell'articolo 2884 del Codice Civile, possono essere dati in pegno? La risposta: universalità di beni mobili. Quali dei seguenti beni, ai sensi dell'articolo 2784 codice civile, possono essere dati in pegno? La risposta è beni mobili. Quali dei seguenti, ai sensi dell'articolo 2784 del codice civile, possono essere dati in pegno? La risposta è crediti. Quali di queste risposte rientrano nei casi di revocazione ordinaria delle sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado? La risposta è articolo 395 codice procedura civile. Se la risposta è da dare se la sentenza è effetto di errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Quali di queste risposte rientrano nei casi di revocazione straordinaria delle sentenze pronunciate in grado di appello in unico grado? Articolo 395 Codice di Procedura Civile. La risposta è se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra. Quali di questi adempimenti della Costituzione è risposta del convenuto nell'ambito del procedimento sommario di cognizione ai sensi dell'articolo 702 bis Codice di Procedura Civile? Non è prevista pena di decadenza? La risposta: alla proposizione delle sue difese. Quali effetti si producono con la notifica della sentenza al procuratore costituito nell'ambito del procedimento ordinario di cognizione? Articolo 326 Codice di Procedura Civile. La risposta è quelli di far decorrere il termine di 30 giorni per impugnazione. Quali libri sociali obbligatori sono tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione? Articolo 2421 Codice Civile. La risposta: libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. Quali sono gli effetti della mancata comparizione del locatore dell'udienza fissata nell'atto di citazione per la convalida dello sfratto? Articolo 662 Codice di Procedura Civile. La risposta: cessano gli effetti dell'intimazione. Quali sono gli effetti sul processo del ricorso per ricusazione? Articolo 52, comma terzo, Codice di Procedura Civile. La risposta: sospende il processo. Quali sono i mezzi di impugnazione del lodo arbitrale ai sensi dell'articolo 827
codice di procedura civile, l'ha esposto in impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo. Quali sono i presupposti affinché sia esperibile l'azione di rescissione nel contratto concluso in stato di pericolo? Risposta: Codice Civile, articolo 1447. Lo stato di pericolo, l'iniquità delle condizioni, il fatto che lo stato di pericolo fosse noto alla controparte. Quali sono i termini per impugnare un licenziamento illegittimo? 60 giorni dal licenziamento per l'impugnativa stragiudiziale, dentro i successivi 180 giorni deve avvenire il deposito dell'impugnazione giudiziale. Quali sono, ai sensi del Codice Civile, le spese e gli oneri a carico dell'usufruttuario? Le spese e in genere gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e mantenuta ordinaria della cosa, nonché le riparazioni straordinarie rese necessarie l'adempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione. Quali sono, i sensi dell'articolo 960 Codice Civile, gli obblighi gravanti sull'enfiteuta? L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico che può consistere in una somma di denaro o in una quantità fissa di prodotti naturali. Qualora il debitore paghi a persona che appare in base a circostanze oggettive ed univoche legittimata a ricevere il cosiddetto creditore apparente, esso è liberato dall'obbligazione esposta al Codice Civile, articolo 1000. 189, sì, se prova di essere stato in buona fede. Qualora il pagamento dell'obbligazione sia fatto a creditore incapace di riceverlo, il debitore ugualmente liberato, la risposta è Codice Civile, articolo 1190, no, se il debitore non prova che la prestazione è stata rivolta a vantaggio dell'incapace. Qualora più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione ipotecaria contro la stessa persona sugli stessi immobili, la risposta è che le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero d'ordine. Qualora, nonostante l'applicazione delle regole dettate dal Codice Civile in materia di interpretazione, il contenuto del contratto rimanga oscuro, la risposta da dare è il contratto deve essere interpretato nel senso meno gravoso per l'obbligato, se a titolo gratuito, e nel senso che realizzi un equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso. Quando è stata domandata la soluzione del contratto per l'adempimento, può ancora chiedersi l'adempimento dell'obbligazione? La risposta è no. Quando il cedente ha garantito la solvibilità del creditore, articolo 1267 Codice Civile, garanzia della solvenza del debitore, la risposta è la garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è ripresa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso. Quando il debitore ordina ad un terzo di assumere il debito nei confronti del creditore o di eseguire nei confronti di quest'ultimo la prestazione obbligatoria, dal primo dovuta si configura, esposta al Codice Civile, articolo 1268, una delegazione. Quando il diritto di proprietà spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente le liberazioni inerenti agli atti di ordinaria amministrazione, sono obbligatorie per la minoranza di esiziente se sono state adottate dai partecipanti alla comunione con la maggioranza calcolata secondo il valore delle loro quote. Quando il terzo, senza intervento del debitore, ne assume verso il creditore il debito, pone in essere, Codice Civile, articolo 1272, un'espromissione. Quando in un'obbligazione il creditore e il debitore vengono a riunirsi in capo alla stessa persona, si ha, Codice
Codice civile, articolo 1253, la confusione. Quando la penale sia convenuta con apposita clausola contrattuale, il creditore può domandare insieme la prestazione principale e la penale, risposta al codice civile, articolo 1383, no, salvo che la penale sia stata stipulata per il semplice ritardo. Quando l'annullabilità del contratto dipende dal dolo, il termine per l'azione di annullamento, Codice Civile, articolo 1442, si prescrive in 5 anni dal giorno in cui è stato scoperto il dolo. Quando l'annullabilità del contratto dipende da errore, il termine per l'azione di annullamento, risposta Codice Civile, articolo 1442, si prescrive in 5 anni dal giorno in cui è stato scoperto l'errore. Quando l'annullabilità del contratto dipende da incapacità del contraente perché è interdetto, l'azione di annullamento, Codice Civile, articolo 1442, si prescrive in 5 anni dal giorno in cui c'è stato lo stato di interdizione. Quando l'annullabilità del contratto dipende da violenza, l'azione di annullamento, Codice Civile, articolo 1442, si prescrive in 5 anni dal giorno in cui è cessata la violenza. Quando le parti convengono per iscritto di adottare una determinata forma per la fattura, conclusione di un contratto, si presume che tale forma sia voluta. La risposta è Codice Civile, articolo 1352, per la validità del contratto. Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella medesima persona, si configura un'estinzione dell'obbligazione per il Codice Civile, articolo 1253, confusione. Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono unite o mescolate in modo tale da formare un sol tutto e non sono separabili senza notevole deterioramento, la risposta è la proprietà diventata comune in proporzione del valore della cosa spettante a ciascuno. Quando si compie sul campione del diritto di usufrutto su una universalità di mobili, la risposta è dopo 20 anni di possesso continuato. Quando si verifica la cosiddetta sospensione necessaria del processo, articolo 2955 Codice di procedura civile, è esposto in ogni caso in cui il giudice o altro giudice deve risolvere una controversia alla cui definizione dipenda la decisione della causa. Quando si verifica l'interruzione del processo, articolo 2999 ove seguenti codice di procedura civile, risposta è quando si verifica la morte di una parte o la perdita della sua capacità di stare in giudizio. Quando un contratto è annullato per incapacità, uno dei contraenti, questi, è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta, codice civile, articolo 1443, no, se non nei limiti in cui la prestazione ricevuta è stata rivolta a suo vantaggio. Quando un ufficiale giudiziario si trova un pignoramento già iniziato da un altro ufficiale giudiziario, articolo 523 codice di procedura civile, continuano le operazioni insieme e viene redatto un unico processo verbale. Quando, ai sensi dell'articolo 1236 del codice civile, la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione, la risposta è quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari un congruo termine di non volerne approfittare. Quando, ai sensi dell'articolo 2650 del Codice Civile, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione le successive iscrizioni a carico dell'acquirente, risposta non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. Quando, ai sensi dell'articolo 28 Codice Civile, non trova applicazione la norma per cui, quando lo scopo di una fondazione è esaurito, divenuto impossibile e di scarsa utilità, l'autorità governativa,
anziché dichiararla estinta, può provvedere alla sua trasformazione. La risposta è: la trasformazione non è ammessa quando i fatti che darebbero luogo alla trasformazione sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione. Quante volte può essere avanzata l'istanza di convenzione di pignoramento? Articolo 495 Codice di Procedura Civile. La risposta è una sola volta, pena di inammissibilità. Quanto la trascrizione dei beni mobili, l'articolo 2683 Codice Civile individua tra le categorie dei beni per i quali è disposta la pubblicità anche gli aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice di navigazione. Risposta: sì. Quando alla trascrizione di beni mobili, l'articolo 2683 codice civile individua tra le categorie di beni per i quali è disposta pubblicità anche gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. La risposta è sì. Quanto alla trascrizione dei beni mobili, l'articolo 2683 Codice Civile individua tra le categorie dei beni per i quali è disposta la pubblicità anche le navi galleggianti iscritte nei registri indicati dal codice della navigazione. La risposta è sì. Recita l'articolo 2407 del Codice Civile che i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. In quale dei seguenti casi la responsabilità dei sindaci è esclusiva? La risposta è: nel caso di inosservanza del segreto sui fatti e documenti che lui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio. Recita l'articolo 2407 del Codice Civile che i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. In quale dei seguenti casi la responsabilità dei sindaci è solidale con gli amministratori in caso di colpa invigilando? Relativamente ai consorzi per il coordinamento della produzione e gli scambi eventi attività esterna ai sensi dell'articolo 2615 bis del codice civile, persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese, esposta entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Relativamente ai consorzi per il coordinamento della produzione di scambi, è corretto affermare che, risposta, con il contratto di consorzio più imprenditori, articolo 2602, Codice Civile, istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina per lo svolgimento di determinate fasi rispettive imprese. Relativamente ai consorzi per il coordinamento della produzione e gli scambi, qualora non sia diversamente convenuto, il contratto di consorzio, articolo 2607, Codice Civile, risposta: non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati e le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità. Ricapitolando la novazione soggettiva, quali norme trovano applicazione ai sensi dell'articolo 1235 Codice Civile? La risposta: si osservano le norme relative alla delegazione delle somministrazioni dell'accollo. Salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'ipoteca si estende ai miglioramenti, alle costruzioni e alle altre cessioni dell'immobile ipotecato. Salvo nel caso in cui la legge disponga altrimenti, tra il creditore avente privilegio su bene immobile del creditore ipotecario è preferito il creditore che ha il privilegio sul bene immobile. Se è data impegno una cosa fruttifera, il creditore, ai sensi dell'articolo 2791 del Codice Civile, ha la facoltà di fare i suoi frutti? La risposta è sì, salvo fatto contrario, imputandoli prima alle spese ed agli interessi e poi al capitale.
Se è dato impegno a una cosa fruttifera, il creditore, salvo quanto contrario ai sensi dell'articolo 2791 del Codice Civile, ha la facoltà di fare i suoi frutti imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale. Il video di oggi termina qua. Per vedere altri miei video iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche.